di domenica. Il Valencia è una squadra che ha perso il derby domenica scorsa con Levante, è dietro il Barcellona, ha un attacco buono, forte, con questi ragazzini piccoli, con Feguli che sta in forma. Il Barça si presenta con tutte e tre Neymar, Messi, Suarez, però c'è un problema dietro, perché Mascherano deve ritornare a fare il centrale, visto che ormai il Barça si ritrova solamente con tre centrali titolari, perché Vermaelen, abbiamo saputo questa settimana che si deve operare, a fine della stagione, non ha mai giocato. E quindi non potrà fare turnover Luis Enrique, ripresenterà gran parte dei giocatori che hanno giocato in Champions League. T'ho detto proprio tutte e quattro le partite. Grazie, quindi... Max. Allora, ricapitoliamo, partiamo dalla prima. Questa non può mancare assolutamente. Allora, la prima è Liverpool-Stoke City. Allora, visto che è una partita particolarmente difficile, anche come diciamo pronostico, posso tranquillamente dire che è una partita da under, perché il Liverpool sta in un momento di particolare difficoltà. È vero che dovrebbe dare uno scatto, diciamo, uno scatto in avanti, uno scatto di reni di questa squadra, un po' di orgoglio che deve tirare fuori questa squadra per non cadere in una piccola crisi, a questo punto la possiamo chiamare. Quindi Liverpool Stock, mi sento di dire che uscirà un under, e diciamo che siamo stati particolarmente esaustivi su questa partita. È molto rischioso dare un, anche spenderci una doppia, secondo me non vale la pena. A quel punto conviene, viste le quote, giocare un under, perché giocare un 1x sarebbe inutile, giocare un capellino per una partita così rischiosa sarebbe un'inutilità, e allora magari giocare un under secco sarebbe la scelta migliore e più opportuna, visto lo Stoke che è una squadra particolarmente difensiva e Liverpool che sta in una particolare situazione di in crisi di risultati, diciamo. Quindi io Liverpool Stock direi under. Liverpool Stock under. Beh, l'altra, le altre, ragazzi. Allora, l'altra era Southampton Manchester City. Allora, Southampton Manchester City. Le quotazioni sono anche un po' alte, perché per esempio il City a 2.20 fuori casa sì è dato favorito, però in realtà 2.20. Sì, però il Southampton a 3.20 vittorioso in casa, che è particolarmente alta come quota, e soprattutto a 3.40 l'X. Quindi su questa partita io mi sento di dire, visto i risultati del City, diciamo non particolarmente brillanti in campionato, queste ultime giornate, il Sunderland comunque una squadra arcigna, e poi in casa pensiamo che farà la partita, proverà perlomeno a fare la partita, quindi possiamo tranquillamente limitare anche questo risultato senza sbilanciarsi su chi vince, chi perde e chi pareggia, perché le quote sono anche spesso fuorvianti, con un bel gol, quindi che entrambe le squadre vanno a segno. È una buonissima quota, perché comunque il gol in questa squadra alla fine a 1,60 è una quota dignitosa, non è 10, insomma, fa particolarmente numero ai fini di una giocata. Quindi anzi io le metterei proprio come fisse, se dovessi giocare un picchetto a girare, magari con tre giocate diverse, io metterei proprio fisse questi due, quella che ho detto prima, il Liverpool under e Southampton Manchester City gol come fisse, e poi ci metterei tre squadre a girare con tre risultati ovviamente diversi. Malaga Real Madrid. Che quanto lo danno in Madrid? A 10? A 0-10? A quanto lo dà? Perdonatemi, io sto intanto trascrivendo tutta la pagina ufficiale di Club de Football. Malaga. Liverpool Stoke City under, mentre neanche la quota, no? Malaga Real Madrid, il Real, scusami, vai. Il Real è dato a 1,30 fuori casa,
con un over a 1,40 che suona particolarmente strano questo, esatto. Quindi probabilmente potrebbe essere anche una partita, io ve lo dico, secondo me, nonostante le parole di Max dicendo che il Malaga è una squadra particolarmente arcigna in casa, addirittura si potrebbe azzardare anche un altro, io mi sento dire questo, però oggettivamente, se dobbiamo, insomma, cerchiamo di essere più seri sulla giocata, un Malaga Real Madrid, ecco, qui si spenderei una doppia, perché comunque l'X è a 5,50, la vittoria del Malaga addirittura a 9, e quindi sicuramente diciamo la quota bassissimo, no, X2 a 1 è, secondo me, a 1,05 è una roba da non, allora da non nemmeno questa squadra, secondo me questa partita non andrebbe toccata su un'eventuale giocata, però quindi non la consiglio. Senti, se e fosse... nemmeno come capellino, quindi a questo punto si rischia giocando direttamente il 2-1,30, ma secondo me dei capellini così piccoli sono soltanto dei rischi inutili e non incrementano particolarmente la giocata. Io non la giocherei, se volete sapere la mia ve l'ho detto, per me finisce altro questa. Quindi Malaga Real Madrid non la voglio dare, perché secondo me è inutile ai fini della giocata, cioè sarebbe una quota che andrebbe, certo. È più il rischio che la convenienza, Davide, della, però, della Davide, però potrebbe essere quella partita che fa perdere tanti scommettitori e far vincere il bookmaker. Assolutamente sì, per questo dico che non è bene giocarla. Potrebbe esserci anche una sorpresa, tu mi stai insinuando questa che ripeto domanda. Se fa sì, anche perché questo X2 a 1,05 mi suona particolarmente strano, cioè praticamente alla pari. Allora significa che probabilmente i bookmakers, per trarre in inganno i giocatori, i scommettitori, danno quasi alla pari una partita, che comunque allora una persona sostiene, cioè allora uno 0,30 in più si può mettere perché Real Madrid vince facile. E spesso, troppo spesso ci hanno abituato le partite in particolare, però non quando le danno a 1,30. La cosa più pericolosa, e lo consiglio alle persone che si dilettano a fare qualche piccola scommessa, e di non giocare mai le squadre quando sono quotate a 1,17, perché quella è una quota, ma non per il 17, a 1,17 è la quota sistematica del rigore al 90esimo, 1-1 di una partita, oppure 10 pali e 3 traverse, e poi insomma sono sempre delle partite, almeno negli anni l'esperienza mi ha insegnato, una quota 1,17 non va giocata, e per questo consiglio che nemmeno di giocare un Real fuori casa a 1,30. Federico, ci puoi dire poi se volete giocare, scusami Max, se poi volete provare la sorpresa, a questo punto provare per esempio, ecco, questo sì provare, se volete provare una che sicuramente cresce, diciamo, fa crescere la giocata, magari giocare in due volte, cioè giocare X primo tempo e 2 secondo tempo, ecco, le combinazioni in questo senso fanno crescere particolarmente. E quanto è quotata l'X di Malaga e Real Madrid al primo tempo? A 3,70, comunque è una quota di allora puoi Federico quotare questa, perché io dico che è possibile, è facile una cosa di questa, cioè che il Real Madrid chiuda la prima frazione di gioco sullo 0-0 a Malaga già nell'ultima trasferta che ha fatto, per esempio, che credo che fosse a Elche, non ricordo, forse no, proprio i Paesi Baschi a Iabar, che poi ha vinto 6-0, mi sembra che ha chiuso il primo tempo 1-0. Quindi a Malaga potrebbe accadere che poi magari dopo però risultato. Magari dopo fa un gol all'inizio del secondo tempo e poi vince 3-0, 4-0, no? Però certo. Magari potrebbe essere, questa la puoi quotare secondo me, perché secondo me è possibile, è fattibile. Questa è una quota che vale la pena spendere, perché comunque a 3,70
sia un risultato. Intanto salutiamo il nostro Moro che ci sta che ci saluta sì. Così. Mi sono a tutti si moriva da fare, non ce n'è sono stato un tempo in giro con Marzi oggi. Beh, insomma, la mia diciamo, ragazza, tutto questo. È giusto. Ma si sanno notizie di Francesca? Sempre impegnata con la politica, in buone mani. No. Bene, Moro. Ritroviamo Moro. Moro, noi ci vediamo domani mattina oppure tu dai buca? Ci vediamo domani mattina. E qui su Radio Roma Futura, domenica in collegamento telefonico prima di Roma-Inter. Sì, Moro. Club de Football. Per forza. Penso prima per prima extra partita, time no. Club de Football extra time domenica in onda anche da perché forse dovresti anche prima della partita venire a un'iniziativa che c'è qui no? Comunque noi anche Moro lo ritroviamo a un martedì da Leoni e poi no, giocherà col Borussia Roma lunedì sera contro lo Yellow San Marino. Moro a Valanga, ciao Moro, buona serata e buon weekend. Ciao, ciao. E, no, bella sta cosa che ha trovato Davide, perché io penso che può essere, si può fare questa cosa, eh. Poi io certo, poi non me ne voglio gli scommettitori, ma io sto lì davanti al televisore sperando che finisca 0-0. Poi se volete fare una giocata secca, 3 euro, uno primo tempo, 2 secondo. Buttate 3 euro però magari se esce. Succede. Vabbè, se allora esce. Io 3 euro l'uno finale quant'è? No, uno finale a 9. A 9. Beh, mica male. No, scusate, no, a quel punto gioco. No, Davide, questo è io perché tifo sempre contro il Madrid, quindi poi una volta dovrà uscire, no? Infatti quella volta, però quella volta che io non ho giocato ha perso a San Sebastian, addirittura il 2 primo tempo, sì. Uno secondo me è una roba incredibile. Non succederà mai. Real in vantaggio e rimonta del Malaga in casa a 50, però. Davide, eppure è successo quando l'ultima sconfitta Real Madrid quest'anno a San Sebastiano. Vinceva il primo tempo 2-1, poi ha perso 4-2. Però, come ho detto con Federico prima, era fine settembre. No, ma poi capito, una volta di 20 anni. No, beh, 20 anni. Di Real con delle squadre di bassa classifica. È successo anche l'anno scorso, sia al Barça che al Real. Succede, è che noi purtroppo non stiamo attenti, perché secondo me si possono tirare fuori. Va bene, allora questa è poi l'ultima, è Valencia-Barcellona. Quindi per ricapitolare, Malaga Real Madrid X primo tempo, 2 secondo tempo. Perfetto. E che dici di Valencia Barcellona, anche te la sentendo le quote? Ore 21 di domenica, piena Roma Inter. Valencia Barcellona. Ah, questo per esempio è un capo di perché il Barcellona 1,55 sì. È una quota che potrebbe indurre i giocatori, no? Cioè, allora è una partita che non è particolarmente semplice per il Barcellona, il Valencia in casa e tutto quanto, però per l'andatura diciamo che sta portando questo Barcellona io non credo che sì, potrebbe avere qualche problema, ma io penso serenamente che il Barcellona possa portare a casa questo risultato. Magari nella Liga i due che possono uscire probabilmente sono proprio quelli del Real Madrid e del Barcellona, perché le altre partite non mi sembrano particolarmente diciamo fattibili, che sta nella media, cioè in una settimana escono 2-2 e poi escono 6-1 gli altri risultati. È una cosa che sta esattamente nella media. Ma Davide, quanto veniva quotata la Juventus, i due della Juventus sabato contro scorso contro la Lazio? Non l'ho vista perché non ho fatto. Io ho l'impressione non ho giocato che la SNAI non. Non tratti le stesse, perché Lazio Juventus è un po' come Valencia Barcellona. Questa è SNAI, questa è fonte SNAI. Secondo me la quota è troppo a favore del Barcellona. Per me è 1,70, veritiera. Perché il Valencia a casa ha battuto 4-0 l'Atletico Madrid. E addirittura c'è anche 4-1. C'è anche su questa partita un
infatti questo è significativo perché danno un under a 2,40 e un over a 1,50 per questa partita, quindi significa che i bookmakers credono che questa partita sia una partita da gol, sicuramente da più di 3 gol, quindi che una delle due squadre possa farne almeno 2.